Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Eh sì, parafrasando le parole di questa canzone, sembra che Lucio Dalla abbia fatto la fotografia dei giorni nostri. È passato un anno, ma le cose non vanno ancora bene. È passato un anno e ci ritroviamo con la vita stravolta, priva di quelle occasioni che hanno scandito la vita di tanti ragazzi come voi. È passato un anno e siamo ancora una volta lontani dai nostri amici, dalla nostra scuola. Anche la nostra vita scolastica, per il secondo anno consecutivo, ha dovuto fare i conti con la pandemia. E se anche stiamo vivendo, grazie alla tenacia della preside, il 24° Young Day in modalità digitale o la notte nazionale dei licei classici a maggio anziché a gennaio, sappiamo e sentiamo sulla nostra pelle la mancanza di quei momenti che ci emozionano, ci danno il senso del tempo che passa. Ci dicono che siamo una comunità. Oggi sareste stati voi, i ragazzi di terza liceo, a salutare la vostra scuola, la vostra preside, i vostri professori. Ma non si può, almeno nelle modalità a cui siamo abituati. E allora, quest'anno è il vostro liceo che vi scrive, che vi saluta, perché sebbene lontani, siete i suoi alunni, la sua vita. E quindi, incominciamo. Cari ragazzi e ragazze della terza A, terza B, terza C e terza D, ho sperato fino all'ultimo di vivere quest'anno un anno scolastico normale, quello in cui vi avrei visti di nuovo correre per i corridoi, organizzarvi per presentare lo Young Day. Ricordo con tenerezza il vostro ingresso nell'Agorà nel settembre del 2016. Eravate piccoli, chiassosi, belli della gioia di cominciare una nuova tappa della vostra vita. Vi ho visti crescere, litigare, piangere sulle mie scale, abbracciarvi, nascondervi, baciarvi. Vi ho visti vivere a pieni polmoni tutto quello che vi veniva proposto di vivere. Ora che siete arrivati alla conclusione di questi 5 anni, siete per me una gioia. Vi vedo maturi, cresciuti, capaci di dialogare, scegliere, difendere con coscienza le vostre idee, i vostri diritti e i diritti di tutti gli uomini. Siete diventati grandi e mi dimostrate ancora una volta che questi, gli anni del liceo, sono gli anni migliori, sempre, nella vita di ciascuno di noi. Penso che è stupendo restare al buio abbracciati e muti,
pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita, la nostra vita, la nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della adesso, dopo di me, altre mete vi attendono. Si aprono altre opportunità che vi auguro di poter vivere appieno. So per certo che saprete farvi onore, che non vi girerete mai dall'altra parte, che qualunque esperienza vi capiterà di vivere, saprete affrontarla con coraggio e onestà. Qualunque sarà la strada che sceglierete, so che le parole di Socrate, quando dice che esiste un solo bene, la conoscenza, ed un solo male, l'ignoranza, saranno il mio lascito, ciò che avrete imparato in questi anni con me. Mancano 18 giorni agli esami di Stato. Sta iniziando il conto alla rovescia per quella notte prima degli esami che tutti ci prefiguriamo fin dal primo giorno di scuola del quarto ginnasio. E anche se siamo nel bel mezzo di una pandemia, quella notte è sicuramente ancora nostra e ci aspetta. Come pini di Roma, la vita non li spezza, questa notte ancora. Solo il giorno che
sky, 'cause you're a sky full of stars. Bene, carissimi ragazze e ragazzi della terza A, della terza B, della terza C e della terza D, l'emozione che mi prende sapendo che questo è l'ultimo momento con voi è tanta, e perciò affido a Bob Dylan il compito di salutarvi. Essere giovani vuol dire tenere aperto l'oblò della speranza, anche quando il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro. Ecco, il mio augurio, siate questa speranza. E se è vero che il cielo è pieno di stelle, io sono felice perché quelle stelle siete voi. Buona vita, ragazzi cari, il vostro liceo. Get lost.